Space Interiors, la prima edizione di questa nuova esposizione, Salice Paolo presenta tre novità. Tre prodotti che proseguono il percorso stilistico che abbiamo inaugurato negli ultimi 3 anni e si basa su 3 aspetti fondamentali. Il primo è una forma sempre pulita, delle proporzioni equilibrate, per fare in modo che il prodotto abbia una lunga durata. E il secondo è dargli una caratteristica, un dettaglio che lo renda riconoscibile rispetto al profetto. Il terzo aspetto è fare in modo di avere sempre in mente il contesto in cui la maniglia verrà inserita e anche, eventualmente anche per captare delle occasioni che il mercato offre. Il tema comune di quest'anno, delle novità, è la leggerezza. Una leggerezza che abbiamo preso a prestito ispirandoci alle forme della natura. Abbiamo pensato a un airone, per esempio, perché incarnava tutte le peculiarità che ci siamo prefissi, quindi leggerezza, forme morbide, ma è tutto congelato a un aspetto comunque tecnico, perché stiamo parlando comunque di oggetti di metallo e precisi nella loro utilizzazione. La prima novità è la wing. È un oggetto di forma vagamente organica, ispirato a un profilo alare. Il profilo alare è scelto non a caso perché mi consente di avere uno spessore molto ridotto, in questo caso abbiamo 10 mm di spessore massimo della presa, ma rimane molto comoda proprio perché posteriormente il diametro aumenta, lo spessore aumenta. La seconda è la Lispo, un oggetto pieno di scelte tecniche particolari, anche stilistiche, perché fuoriesce dalla porta sia verticalmente che in diagonale, allontanandosi dalla rosetta, fuggendo dalla porta. La sua particolarità principale però è che si sposa perfettamente con la nuova rosetta C3 che abbiamo introdotto l'anno scorso, che è in questo momento la più piccola sul mercato e si è anche dotata di molla di ritorno. Abbiamo un diametro esterno di 33 mm, uno spessore di soli 3 mm, e sulla lift abbiamo ottenuto l'effetto di farla completamente sparire, perché alla base il diametro è lo stesso. È un effetto molto minimalista, molto puro, che speriamo possa incontrare il gusto e i desideri espressivi, specialmente di interior design e di architetti. La terza proposta è la Flow, disegnata da Itamar Harari. Delle tre è la proposta più decorativa, perché è una caratteristica che noi teniamo a mantenere nella nostra gamma, appunto un sapore sempre riconoscibile, mai asettico. La Flow interpreta queste caratteristiche perfettamente, ha un design organico, il metallo vive grazie alle ondulazioni qui disegnata, ha un riferimento vagamente pop, è un design quindi allegro che può andare a completare perfettamente l'offerta di quest'anno.